Beh, inizio subito nel dire che per me non c'è molta differenza tra digitale, reale, eccetera, perché il digitale è uno strumento a servizio dell'uomo. Se si parte da questo presupposto, si cerca di capire qual è il metodo migliore per continuare a valorizzare l'uomo. Questo è stato un percorso complesso, abbiamo cercato volta per volta di utilizzare gli strumenti che meglio valorizzassero questo viaggio di consapevolezza. Ledo parlava di avere cura delle persone, noi abbiamo avuto cura delle persone, del territorio, abbiamo avuto cura di relazionarci, ben consapevoli che il software è più complesso da aggiornare quello umano, no? E il punto fondamentale credo sia stato uscire dagli schemi e usare il digitale per capire meglio la realtà. Tu hai parlato di cittadinanza digitale, noi con i ragazzi e con la comunità che ci è stata vicino del quartiere. Abbiamo usato proprio quello, abbiamo usato degli strumenti digitali per esempio, per capire meglio l'andamento del coronavirus. Cioè, i ragazzi hanno preso i dati del coronavirus e hanno iniziato a vederli al di là dello slogan che sentivano in televisione, per esempio, il famoso alle 18, gli SS che raccontava i numeri. Cioè, il concetto di fondo era la realtà che noi viviamo. Abbiamo tutti gli ingredienti per poterla decodificare. Vedete che noi in Italia abbiamo il problema dell'analfabetismo funzionale, dell'abbassamento del pensiero critico. Oggi, se vuoi essere un cittadino con diritti e doveri, e quindi è alla base del concetto di democrazia, devi avere un minimo di competenze digitali, se no non puoi cogliere quelle che oggi sono le informazioni intorno a te e trasformarle in conoscenza. Perché le informazioni ce ne sono tante, trasformarle in conoscenza ci devi mettere qualcosa di tuo, ma se non vai al di là della superficie, e poi la riprenderò come concetto, non fai fortuna. Quindi il percorso di consapevolezza è avvenuto in tre fasi: uso degli strumenti digitali per conoscere meglio la realtà, uso degli strumenti partecipativi per conoscere meglio le persone e uso degli strumenti espressivi e teatrali, quindi Fedele e Carmen, per entrare in profondità. Questo ha legato molto le persone. Gli strumenti digitali sono stati di sfondo e il passo successivo è come tramite gli strumenti digitali poter avere cura di un territorio. Quindi la parte finale della parte del civic hacking. Io vi faccio vedere delle cose, i backstage, vi faccio vedere alcune cose che secondo me rendono un po' meglio l'idea rispetto a quello che vi stavo raccontando. Noi abbiamo aperto dei gruppi Telegram dove tutti, dalla fase partecipativa alla fase creativa, si relazionavano tra di loro nel momento già prima del lockdown e poi durante il lockdown. Quello che vedete sono le chat interne dove i ragazzi lavoravano a casa, realizzando in questo caso degli strumenti digitali, e posso dire che le donne sono state ancora più brave degli uomini, apro e chiudo parentesi, le ragazze sono state bravissime, ma anche i ragazzi ovviamente, e hanno fatto il loro percorso, considerando che il liceo scientifico. E quindi siamo entrati in profondità di argomenti che tradizionalmente non si trattano all'interno di un liceo scientifico e anche e ovviamente le associazioni che ci hanno seguito. Questo esempio è un esempio in cui loro tramite Telegram chattano con le apparecchiature digitali che hanno a casa, accendendo e spegnendo dei LED. Quindi hanno iniziato a capire i classici apparecchi digitali che vengono comprati, che fanno tutte queste cose di domotica, e hanno iniziato a fare loro. Così come nel mondo degli open data hanno tutti realizzato delle mappe, hanno tutti realizzato delle infografiche. Queste infografiche riguardavano qualsiasi argomento. Abbiamo utilizzato moltissimi dati aperti del comune di Lecce, abbiamo fatto un'analisi sulla popolazione scolastica, sul quartiere, quante sono le attività commerciali nel quartiere e rispetto a un quartiere così popoloso, ci sono 8 bar, tra bar e ristoranti, una somma di due quartieri, oggi si chiamano distretti, il distretto San Massimiliano Colbe, San Giovanni e il distretto San Sabino, gli ex 167 ABC, insieme fanno 14.000 abitanti, ci sono 8 bar. Cosa si può fare? Come si può fare per integrare o aumentare i luoghi di aggregazione? Tutto questo è stato fatto tutto online e tutto questo è stato riversato sul sito internet. Sul sito internet Asteroidi è un po' un diario di bordo. Qui vedete ragazzi del liceo con persone delle associazioni che stavano con noi a lavorare nell'analizzare i dati, che ne so, i dati dei flussi turistici o dei luoghi da valorizzare, il famoso mondo del coronavirus, che cosa vuol dire un'infografica, cosa vuol dire un picco endemico, cosa vuol dire il picco delle terapie intensive, che all'epoca era proprio in quel periodo. E poi tramite il digitale abbiamo iniziato a comprendere delle dinamiche di funzionamento del mondo tecnologico attorno a noi, fino ad arrivare a quello che è la parte finale del cosiddetto civic hacking, cioè
abbiamo fatto tre cose sul quartiere. La prima, abbiamo montato dei pannelli fotovoltaici che potessero illuminare, in Piazzale Cuneo, potessero illuminare i giochi per i bambini piccoli. Quindi immaginate metaforicamente una generazione più grande che dà una mano ai loro fratellini. Perché quella parte è purtroppo in penombra, perché l'illuminazione pubblica non riesce a penetrare gli alberi di Piazzale Cuneo, e quindi quei quattro altalene, due scivoli che stanno, non riuscivano a essere illuminate. E sempre tramite la tecnologia abbiamo costruito, come vedete, un dispositivo, un Oh, circuito. merda. Com'è? Non sentivo l'altro. Un dispositivo elettronico che è stato poi, grazie a Fabio Bonatesta, che lo vedete inquadrato dall'alto, messo, impiantato nel terreno, e questi dati vengono in tempo reale, vengono analizzati, e c'è la temperatura dell'aria e l'umidità del terreno, in modo tale che i ragazzi potessero poi analizzare questi dati ai fini curriculari, ai fini scientifici. Però hanno iniziato a mettere a disposizione le loro competenze per vedere in maniera differente il territorio. E la parte finale che noi abbiamo fatto è stato quello di realizzare degli adesivi. Questo è quello che voi vedete. Questi adesivi sono stati attaccati sui pali dei trasporti pubblici, grazie al comune che ci ha dato questa autorizzazione. Questi adesivi si collegano al portale open data del comune, e chiunque inquadra quel QR code nella zona 167, la zona 167 è diventata la zona più smart della città, perché in tempo reale mi fa vedere l'orario dei prossimi bus, pianificato ovviamente dal gestore dei trasporti pubblici, che è la partecipata del comune. Qua l'ho messo proprio dietro la bellissima installazione urbana di 167 B Street, dove ci sono due ragazze che dicono: ma quando arriva il bus, aspetta, aspetta che mo arriva, no? Però in verità, con questo QR code io so precisamente quando arriva, quindi è inutile che sto un'ora prima a aspettarlo, scendo gli ultimi 10 minuti. Queste sono operazioni che i ragazzi poi sono stati bravissimi a andare a mettere gli adesivi in tutti i pali. È stata una giornata in cui abbiamo investito il nostro tempo per avere appunto cura del territorio. E questo, permettetemi, dimostra un po' che, interrompo la condivisione perché tanto sono alla fine di quello che sto dicendo, questo dimostra un po' che la scuola non ha mai chiuso, anzi la scuola si è spalancata, sia per accogliere che per dare le proprie competenze sviluppate. Ringrazio la scuola perché sono stati bravissimi, Antonio Lezzi, ma tutta l'organizzazione, anche gli altri insegnanti, nel capire l'importanza di questo progetto e mettere a disposizione i ragazzi, che sono stati i veri protagonisti, perché i ragazzi sono andati al di là dell'orario curriculare, sono andati al di là di quello che gli veniva chiesto per adempimento. E questa cosa è una cosa molto importante perché li ha aiutati a crescere, a capire diversamente la realtà. Il sito internet è stato anche spiegato alle associazioni del territorio, dando un utente password in modo tale che loro potessero continuare a inserire quello che faranno da oggi in poi per dare sostenibilità. Quindi c'è un luogo fisico aperto al territorio, un luogo digitale aperto al territorio. Le associazioni possono in autonomia continuare a scrivere quello che fanno, le prossime iniziative, il loro modo di mettersi insieme. E concludo con, a parte i ringraziamenti non di forma, chi mi conosce sa che sono abbastanza ruvido da questo punto di vista, però No, 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 vai. citando sostanzialmente una cosa che mi ha insegnato Fedele, che insomma, il padre spirituale di questo percorso, pazienza, a Fra fedele, tenerci unito. Fedele mi ha sempre citato questa frase, che secondo me è un po' il quadro, che è una frase di Sivanagosti, che tu sappia che la superficie del mare non è il mare. E noi questo abbiamo fatto, siamo andati in profondità.